Gilda News. Barbara Riccardi, maestra di Roma, è tra i 50 finalisti su 8.000 candidati al premio Global Teacher Prize, il Nobel per gli insegnanti. Unica italiana a partecipare, la Riccardi è sembrata stupita e meravigliata da tale candidatura. Eppure sono stati in molti a segnalarla per questo premio. Con la sua passione e dedizione al lavoro è riuscita a creare legami tra studenti di diverse culture e paesi attraverso programmi di scambio e di inclusione. Due gli italiani tra i finalisti l'anno scorso, Daniela Boscolo di Portoviro, Daniele Magni di Lecce. Gida TV ha realizzato tre servizi su questo evento, intervistando i due docenti finalisti e filmando la premiazione. Peraltro la Boscolo è stata proclamata Eroe della Repubblica ed insignita da tale onorificenza dal presidente Mattarella per aver rivoluzionato la didattica degli studenti diversamente abili. Chiusa la fase C, molti professori, come previsto dalla 107, restano negli istituti d'origine. I presidi non sanno come coprire i buchi rimasti negli organici. I cinque sindacati rappresentativi della scuola hanno varato unitariamente linee di orientamento per l'utilizzo dei docenti, presentando una scheda operativa di sintesi che prevede in proposito un contratto integrativo d'istituto. Iter complesso per il concorso 2016, dovuto alla mancata definizione delle nuove classi di concorso. La Giannini assicura che il bando sarà pronto entro il 31 dicembre. La Federazione Gildo NAMS ha presentato un ricorso contro il blocco del rinnovo contrattuale, la difesa dei diritti sindacali alla contrattazione ed il recupero degli scatti di anzianità 2013, 1.400 i docenti partecipanti. Gli insegnanti che sono stati messi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario assunzioni avranno titolarità della sede definitiva sugli ambiti territoriali, pertanto saranno assoggettati alla mobilità nazionale. La Gilda contesta con forza tale provvedimento, poiché rappresenta una grave minaccia per i diritti dei docenti sulla titolarità della cattedra. Non è ancora chiara la procedura per la designazione degli esperti che faranno parte del comitato di valutazione. La Giannini, in un incontro con il ministro dell'istruzione giapponese, annuncia di voler realizzare un programma Erasmus anche per i prof, per mettere a confronto le esperienze didattiche nei vari paesi. Alcuni diplomati magistrale entrano di diritto nelle GAE, dopo aver ottenuto sentenza positiva da parte del Consiglio di Stato. Crolla una palazzina in disuso nel Dipartimento di Veterinaria dell'Università Federico II di Napoli. Per fortuna nessun ferito. Il Movimento 5 Stelle presenta in Commissione Cultura emendamenti riguardanti l'edilizia scolastica, affermando in un comunicato stampa che il governo nella legge di stabilità taglierà 30 milioni di euro destinati all'edilizia scolastica. Peraltro, i pentastellati si stanno mobilitando affinché le tasse universitarie vengano ridotte. Ispezione a tappeto in 673 scuole paritarie. Obiettivo: scovare i diplomifici. I sindacati denunciano il mancato pagamento degli stipendi ai supplenti e la persistenza della disfunzionalità del sistema SIDI. Chiedono pertanto un incontro urgente con il MIUR. Inoltre, non tutti nei messi in ruolo erano a conoscenza del fatto che per iniziare l'anno di formazione dovevano accreditarsi al SIDI e all'INDIRE. La Gilda, facendosi portavoce di tale grave mancanza del MIUR, comunica che la scadenza è stata rinviata a fine gennaio. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime news.